Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi su PES 2016 e siamo nella Road to Division 1, ossia il My Club. Ragazzi, questo qua è il grafico. Come vedete ci mancano 3 punti per essere promossi in Divisione 8 e abbiamo ancora a disposizione 2 partite. Quindi ragazzi, spero almeno di fare 3 punti, perché se come nell'ultimo episodio faccio 2 pareggi rimaniamo in Divisione 9. Ok ragazzi, andiamo subito a vedere come andrà la prima partita e chi sarà il nostro avversario. Ok ragazzi, allora eccoci qui. Questo è il mio primo avversario, vedete c'è 95 d'intesa, c'è Baggio e Luiz Adriano davanti, Marcelo Aquilani, Doku, Shaqiri, poi Bonucci, Lisao, Maicon, Roberto, insomma una buona formazione ragazzi, quindi dobbiamo fare attenzione. Pallone basso in aria. E è solo Luiz Adriano! E ha sbagliato un gol praticamente fatto. Ancora a destro per Lewandowski, anticipato di un soffio. Attenzione che abbiamo tolto palla. Ancora lui, Robert dribbla e tira il gol. Il gol Lewandowski, 1-0 per noi. Grande gol di Robert Lewandowski. Grande finta. Passiamo in vantaggio. Vedete qui ragazzi, chi ha sbagliato. Ecco ragazzi, beh, deve essere la conclusione qui. 1-0 per lui. Prova a lanciare, pallone messo fuori. Attenzione, cross immediato per Baggio, anticipato, c'è il tiro, il gol, 2-0. Mattia destro, 2-0. Respinta della difesa sbagliata e 2-0 per noi. Attenzione qua, Veloso che si è fatto fermare. Baggio, il tiro da parte dell'avversario, smanaccia le ali. Ancora Baggio, ragazzi, ve l'ho detto, bisogna fare attenzione. Spazio. E qui proteggiamo l'uscita di Leali, che è uscito ragazzi in maniera stranissima. Alle volte non capisco che fanno queste uscite strane. Bravo Mattia destro per Lewandowski. Ha visto lo scatto di Robert Lewandowski fuori. Incredibile. È incredibile ragazzi, mi sono divorato il 3-0. Ancora là dentro. Attenzione qua il tiro di Baggio. Non volevo fare nessun intervento per non dargli la possibilità di avere il calcio di rigore, ma ho rischiato di beccare il gol del 2-1. È andata bene ragazzi. Il pallone è messo in aria. Ancora doppia respinta di Leali. Ok ragazzi, finisce il primo tempo. Buona partita, 2-0. Nigel, ancora lui. Nigel, al tiro di Nigel. Primo miracolo del portiere. Qui ce ne andiamo dentro benissimo con Philip Lahm. All'indietro il gol, il gol, il gol, 3-0. Sturaro, bellissimo colpo di testa. 3-0 dunque. Qua viene fermato. No, no ragazzi, ha dato il calcio. No ragazzi, era sul pallone. Mi ha dato pure la munizione ragazzi, ha dato il calcio di rigore. Calcio di rigore ragazzi, ma è incredibile. Ero convinto di essere andato sul pallone. Questo è un gol regalato ragazzi, veramente. Attenzione fuori. No, la parata ragazzi. No, il palo ragazzi. Ha preso il palo. E allora ragazzi, giustizia è stata fatta, perché per me quello non era calcio di gol. Se filtrava quel pallone qui, Godin ha sbagliato l'intervento. Qui il tiro. Battono il calcio d'angolo. Vediamo un po' nel mucchio le ali, quel pallone che rimane lì. È ancora parata. Si era anche bloccato tutto ragazzi, come al solito, problemi di connessione che ci devono sempre essere. Palla ancora la sua. Luiz Adriano, ancora le ali, ma Godin era totalmente fuori posizione. Adesso va Baggio ora. Se ne va dentro per Mattia destro, che può andarsene da solo. Destro, destro allora, destro ancora. Destro ancora al tiro, il palo, la traversa, il gol. Il gol ragazzi, la palla è rimpallata su Mattia destro e abbiamo fatto il 4-0. E allora De Jong che recupera la palla. Baggio, pallone dentro, 1-2, Lewandowski destro, ancora al tiro. Per pochissimo non segniamo. Pallone è messo fuori. Baggio prova il tiro immediato, era anche fuori dei pali il portiere. Destro per Lewandowski, ancora Lewandowski e solo al tiro. Il miracolo di Roberto evita il 5-0 e finisce la partita ragazzi, 4-0, quindi siamo promossi in divisione 8. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco. Queste nel frattempo sono le statistiche, 11 tiri a testa. Ci vediamo fra poco con la seconda partita, che sarebbe l'ultima della divisione 9. Ok ragazzi, eccoci giunti nella seconda partita. Questo è il mio avversario, vedete c'è Yesen in avanti, poi Quaresma, Mikel, Puch,
Thiago Motta, Fernando, Roberto Carlos, Alaba, Fernando, Boateng e Bizzarri in porta. Io ragazzi, siccome questa è la seconda partita e sono già promosso, ho deciso di mettere le riserve, tra virgolette. Quindi Neymar, Caicedo, Isco, Young, Blind, Kurzawa, Garay, Terry, Lam e le ali. Schneider, Lind, come si chiama ragazzi? Ok. Pallone messo dentro. Esce Bizzarri. Senza problemi. Qua attenzione che va quasi tolto palla. Young che prova il tiro. Bravo le ali. Attenzione, lo fermiamo. Ci mette 3 ore ragazzi per... è quasi il gol. Quasi gol dell'avversario. Intervento sbagliato, incivolato dell'avversario. Allora ce ne andiamo dentro. Caicedo anticipato al tiro. Pallone fuori, rimane lì. Il gol. Alla prima azione il gol di Young. Grandissimo gol. Guardate qui che sito, bella finta. Il tiro, guarda, esce col portiere, rimane lì la palla. Young, gol. 1-0 per noi. Carlos contro Lam. Ancora Roberto Carlos. Prova a fare tutto da solo. E il pareggio. È arrivato il pareggio, ragazzi. Azione dopo, pareggio dell'avversario. Riusciamo a togliere palla. Neymar. Pallone dentro. Caicedo. È solo. Caicedo al tiro. Il miracolo del portiere. Guardi, abbiamo rubato palla. Pallone dentro di Caicedo. Per Neymar. Ragazzi, ma è incredibile. Cioè, si è buttato in scivolata. La palla era lì. Come ha fatto a non prenderla? Il pallone lanciato dentro. Bene. Ancora pallone per lui. Qua non riusciamo. Ragazzi, qua la palla è rimasta lì. Per fortuna che le ali ha tolto via. Qua ragazzi, il giocatore è rimasto a terra. Però finisce la partita. Ok ragazzi, allora, un buon pareggio. Eravamo già qualificati. Allora ragazzi, questo è il quadro finale. Prima di chiudere il video vi volevo dire una cosa. Stavo giocando un'altra partita. A un certo punto, dall'inizio della partita, la connessione non andava. Si è interrotta la partita e PES mi ha detto: per il peggioramento della connessione abbiamo interrotto la partita fra te e il tuo avversario. Quindi si sono resi conto che era un problema di connessione. Dopo questa partita mi hanno retrocesso in grado di cortesia B. Quindi io ora c'ho il grado di cortesia B. Quindi vorrei dire alla Konami: ma se ti rendi conto che c'è stato un peggioramento della connessione e io non mi sono disconnesso, perché mi penalizzi passandomi da livello di cortesia A a livello di cortesia B? Quindi questa è un'altra cosa che in PES l'anno prossimo devono assolutissimamente migliorare. Comunque ragazzi, questo è il tabellone finale, abbiamo raggiunto gli 11 punti, siamo in divisione 8, quindi nel prossimo episodio del MyClub inizieremo a lottare per la divisione 8, per andare verso la divisione 7. Ok ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentare, condividere, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Mi raccomando, suggerite ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!